di Radio Siena e di Siena TV, buongiorno a tutti da Matteo Borzi. Come vedete non c'è Gabriele Voltolini, ma cercheremo di sostituire più degnamente possibile il nostro conduttore, e lo facciamo sempre con il nostro consueto ospite che vado a salutare e ringraziare. Buongiorno Andrea Zanotti. Ciao, buongiorno Matteo, a te, a tutti quanti i telespettatori e radioascoltatori. Partiamo, perché anche oggi è una puntata ricca di appuntamenti, ricca di notizie. Partiamo come di consueto, parlando della Menzana, parlando ovviamente della situazione attuale della squadra. Una Menzana, insomma, che è partita davvero con il botto, ha conquistato la quinta vittoria, insomma. Un momento davvero positivo per la squadra di Griccioli, che nell'ultimo turno, lo ricordiamo, anche se ne abbiamo parlato ampiamente in settimana, è andata a vincere in trasferta ad Agrigento contro davvero una squadra di tutto rispetto. Sì, in fase di presentazione della partita sabato scorso apposta avevamo detto che ci trovavamo di fronte a una squadra da prendere con le dovute attenzioni e con le molle. Una squadra che faceva dell'attacco il suo punto di forza. La Menzana è stata brava a contenere quelli che erano le bombe, i migliori, diciamo, marcatori della squadra avversaria, e con una grande prestazione di collettivo è riuscita a portare a casa una vittoria importantissima. Perché come si diceva sabato scorso, certo, avere una classifica importante fin dall'inizio, una squadra che ha come obiettivo quello di salvarsi, ti consente di giocare con serenità e di affrontare tutti gli impegni con serenità, e la serenità ti fa fare delle cose che spesso magari non nemmeno ti aspetti. Questa partita, della quale chi ci segue su Siena TV può vedere le immagini, ovviamente chi ci segue su Radio Siena vi raccontiamo, è stata una partita molto combattuta e mai con un padrone fin da subito, perché ci sono stati continui coinvolgimenti da una parte e dall'altra, e devo notare, dimmi un po' anche il tuo pensiero, che nel momento di difficoltà, quando nel terzo quarto Agrigento ha messo in campo un parziale di 20-4 che avrebbe potuto uccidere chiunque, lì la Menzana ha davvero dimostrato grande maturità. Sì, grande maturità, si sono stretti l'un con l'altro, hanno recuperato partendo dalle cose facili. Quindi rendere la vita difficile in attacco ad Agrigento, recuperare palloni, andare in contropiede, giocare di squadra, e lì piano piano si è ricuscito lo strappo. Questo è anche frutto di un buon atteggiamento mentale. Commentavamo sabato scorso con Gabriele come la Menzana avesse fino ad allora vinto le partite sempre nei momenti finali, e come diceva giustamente Giulio Griccioli, è vero, c'era anche un aspetto negativo in questo, cioè arrivare a giocarsi la partita nel momento finale senza mai romperla in precedenza e senza metterla mai al sicuro. Però è anche vero che se questo accade vuol dire che c'è una grossa solidità mentale, e lo si è vista nel momento di difficoltà. Allora, io direi, insieme alla nostra regia, di andare a vederci la grafica della ultima giornata, con così vedremo tutto il quadro dei risultati, ed eccoli qua. Quindi nella sesta giornata abbiamo Legnano Scafati 83-78, Ferentino Tortona 80-82, Agrigento Menzana, come vi abbiamo detto, 67-72, Virtus Roma Assicurazioni Latina 83-87, Treviglio Trapani 81-73, Rieti Eurobasket Roma 82-77, Agropoli Biella 77-81, Casale Monferrato Reggio Calabria 66-55. Questo è il quadro della sesta giornata, che ha permesso con questa vittoria esterna alla Menzana di raggiungere quota 10 punti e soprattutto il primo posto in classifica. Ovviamente non da sola, in coabitazione con Legnano, Tortona e Biella, come vedrete dalla nostra grafica su Siena TV. Rieti, Ferentino, Trapani, Virtus Roma e Treviglio invece sono a 6 punti, quindi staccati di 4 lunghezze. A seguire Reggio Calabria, Agrigento, Scafati, Agropoli, Latina,
Eurobasket Roma con 4 punti, chiude Casale Monferrato con 2 punti. Casale Monferrato che in questa giornata è andata a conquistare la prima vittoria per una squadra, come abbiamo detto ampiamente, che meritava sicuramente qualcosa in più, o comunque diciamo sulla carta poteva essere sicuramente più in alto. Allora Andrea, vedendo questa classifica, insomma, ovviamente, come abbiamo detto, la Menzana che si trova in una posizione sicuramente non preventivata, ma ovviamente questo è merito dei ragazzi di Griccioli, di chi ha costruito la squadra, di Lorenzo Marruganti, di tutta la società che sicuramente ha messo in campo davvero tutto il loro impegno per raggiungere questo punto. Insperata però, insomma, vedere la Menzana lassù è davvero un bel vedere. Sì, sicuramente non è casuale, come abbiamo detto sempre, è frutto di un grande lavoro che viene fatto quotidianamente in palestra dallo staff tecnico, che ha la fortuna e la bravura di avere a disposizione un gruppo di giocatori positivi, disponibili al sacrificio. Io ho sempre sottolineato come, per esempio, i due americani non siano di mentalità, come spesso abbiamo visto i giocatori americani che vengono a fare un po' fenomeni, no? Per cui tutt'altro, loro tirano apposta, loro tirano solo di quei giocatori che tirano solo di fioretto e non di spada. Invece abbiamo visto due ragazzi USA disponibili, partire anche loro dalle cose umili, quindi partire dalla difesa. Spesso si vedono giocatori che pensano solo all'attacco, pensano certo solo al tabellino finale, invece si vedono disponibili. E quindi questo fa sì di chiaramente fare gruppo, fare squadra. Una squadra che, come Giulio sempre ha detto, una squadra che vuole sbarazzina, che vuole partire dalla difesa per poi costruire canestri in transizione e avere il ritmo che parta sempre dall'aspetto difensivo. Allora, a questo punto facciamo intanto il punto sulla prossima giornata di campionato, quella di domenica, così vediamo anche tutto il quadro della settima giornata. Parleremo poi anche dell'avversario di turno, che è Legnano. Partiamo a vedere le altre gare, quindi Latina, Eurobasket Roma, che si gioca questa sera alle ore 21. Poi abbiamo Menzana Legnano, come detto, Agrigento Casale Monferrato, Biella Treviglio, Scafati Ferentino, Tortona Trapani, Reggio Calabria Rieti e Virtus Roma Agropoli. Questo è il quadro degli incontri per questa settima giornata del campionato di Serie A2 Ovest, con la Menzana quindi impegnata contro Legnano. Allora, due parole su questo avversario. Tra l'altro la squadra avversaria nel suo sito ha diramato anche una nota, una curiosità, nella quale ci raccontano che saranno più di 100 gli appassionati che domenica seguiranno il Legnano Basket nella trasferta di Siena. Il pullman raggiungerà Siena appunto domenica intorno a mezzogiorno, quindi insomma un numero incredibile per il movimento cestistico locale. Insomma, questa è anche la dimostrazione che chi segue la squadra si rende conto che si tratta davvero già di una sfida importante che arriva sicuramente presto nel campionato, però insomma si tratta già di un bello scontro, insomma. Si tratta di un bello scontro e dobbiamo sottolinearlo, sarà importante anche l'apporto del pubblico senese, perché è vero che siamo abituati a palcoscenici ben diversi rispetto a questi, però questa è la realtà odierna e la fortuna vuole che la realtà odierna ci regali uno scontro fra le due squadre prime in classifica. Per cui è vero che abbiamo fatto l'Eurolega, è vero che abbiamo vinto tutti gli scudetti, abbiamo vinto, però domenica c'è bisogno che il pubblico ci sia presente in maniera e in numero maggiore rispetto a quello che è stato fino ad ora, che comunque è stato delle buone presenze, perché ritengo giusto che questa squadra senta il calore cittadino. Si trova di fronte una squadra non per niente prima in classifica, quindi non è un caso, una squadra da prendere anche questa con le dovute attenzioni.
buoni tiratori da tre punti, una squadra che gira sul 40% da tre, per cui insomma ci vorrà una grandissima attenzione difensiva da parte dei biancoverdi. Quello che ci hai detto tu, Andrea, lo ha detto anche Giulio Griccioli domenica scorsa quando lo abbiamo raggiunto telefonicamente nel post gara, vale a dire ha fatto un vero e proprio appello ai tifosi della Mezzana per una presenza in massa, insomma, per domenica. E questo sicuramente sarà uno spinta in più, un aiuto in più di un pubblico che comunque anche in queste prime giornate è stato davvero caloroso e davvero spinto i giocatori. Sì, sicuramente la partita con Casale, voglio dire, è un esempio, però guarda, io proprio ieri sera parlavo con un caro amico e mi chiedeva apposta della Mezzana, e questa è una squadra che mi ricorda squadre del passato, anche di serie B, voglio dire, senza andare a tirar fuori gli squadroni dell'Eurolega e degli scudetti. È una squadra che lotta, e al pubblico piace vedere i giocatori che danno il sangue per vincere la partita, per onorare una maglia prestigiosa come quella biancoverde. Quindi ritengo giusto che abbiano il giusto sostegno in un big match, perché questo è stavo guardando prima mentre leggevi il turno di questo fine settimana, questo è il vero big match. Senza dubbio, senza dubbio. E poi insomma anche la squadra che arriverà qui al Palasclavo ha un roster interessante, vedo che stavi appunto dando uno sguardo anche... Sì, guardavo apposta le statistiche, vedevo che come statistiche di squadra, apposta come dicevo prima, girano sul 40% di tiro, nel tiro da tre punti, quindi sono veramente da prendere con le molle, c'è un buon nucleo di italiani che giocano, quindi probabilmente e questo per certi aspetti potrebbe essere anche un po' un paragone, una similitudine con la Mezzana, anche loro hanno gli americani che ancora devono probabilmente dire la loro, così come la Mezzana ancora ha due giocatori come per esempio Tavernari, che reduce da un infortunio ancora non abbiamo visto il vero Tavernari, per cui ci saranno tutte una serie di situazioni da vedere, che poi magari dopo, quando parleremo con Giulio, ce le faremo spiegare un po' meglio, insomma. Allora concludiamo questa prima parte di anteprima time out, tra poco entreremo nel vivo, parleremo anche con i nostri ospiti, con il coach Giulio Griccioli, poi parleremo della Virtus, parleremo del Costone e tutte le altre squadre senesi come di consueto. Ricordo soltanto l'appuntamento per domani 13 novembre alle ore 18 al Palasclavo, la gara tra Mezzana Basket 1871 e Legnano, quindi una partita assolutamente da non perdere. Ci fermiamo per una piccolissima pausa, torniamo insieme tra poco sempre con l'anteprima time out. Torniamo insieme amici di Radio Siena e Siena TV per questa puntata di anteprima time out in questo sabato 12 novembre. Abbiamo parlato dell'appuntamento del big match in programma per domani al Palasclavo tra Mezzana Basket e Legnano, che ovviamente ricordo che Siena TV seguirà e che potrete seguire in differita subito dopo al termine della gara alle 22:30 su Siena TV canali 669 e 682. Andiamo avanti con la nostra puntata, sempre con il nostro ospite Andrea Zanotti. Allora, è il momento di dare uno sguardo alla Serie A, la Serie 1 e all'Eurolega. Andiamo a vedere i risultati di questa giornata e anche la classifica. Allora, intanto iniziamo con la classifica. Qua non abbiamo i risultati, ma questo è il prossimo. Eccolo qua, abbiamo intanto la classifica della Serie A. Abbiamo Milano in testa con 12 punti, Avellino e Reggio Emilia con 10 punti, Sassari e Caserta con 8. Poi abbiamo Trento, Brindisi, Venezia, Capodorlando con 6 punti. Poi abbiamo Pistoia, Torino, Cantù, Varese e Pesaro con 4 punti. Chiudono Cremona e Brescia con 2 punti. Cerchiamo anche i risultati dell'ultimo turno. Eccoli qua, questo è il prossimo turno. Intanto che abbiamo Pistoia-Sassari
è in programma per il questa è una vecchia grafica, quindi non è quella corretta, ma adesso troviamo, eccola qua. Settima giornata del girone di andata, abbiamo il prossimo turno Emporio Armani, Banco di Sardegna, Sassari, poi abbiamo Avellino, Reggio Emilia, Venezia, Pistoia, Brindisi, Brescia, Cantù, Caserta, Pesaro, Varese, Capodorlando, Cremona, Trento, Torino. Questo appunto il quadro di questa giornata, con le gare in programma appunto per domenica alle 18:15, tranne la partita tra Milano e Banco di Sardegna Sassari, che sarà in programma sempre domenica ma alle 20:45, mentre il posticipo è in programma per lunedì 14 alle ore 20:45, sarà Trento Torino. Ecco, questo è un po' il quadro di questa giornata anche per quanto riguarda la Serie A. Andrea, una giornata interessante, Milano è in testa con 12 punti, come abbiamo detto. Questo è un po' la situazione attuale. Turno interessante, cioè la partita interessante è sicuramente Avellino Reggio Emilia, uno scontro diretto fra le due squadre in seconda in classifica, dietro Milano, che come abbiamo detto fa un po' il campionato per conto suo. E onestamente Avellino non me l'aspettavo così, cioè avrei scommesso avrebbe fatto un buon campionato ma non così di alto livello. Sarà una partita molto molto interessante da vedere. Onestamente rimango ancora per l'ennesima volta stupito da quella che è la copertura, delle scelte per quello che riguarda la copertura televisiva, perché con tutto il rispetto io penso che questa sarebbe stata veramente la gara da seguire, da far vedere agli appassionati, perché immagino insomma lo scontro fra le due squadre seconde in classifica sia sicuramente mi auguro un bello spot pubblicitario per il nostro sport. Detto questo, sicuramente Milano sta facendo vedere apposta che è una squadra, come abbiamo detto, di livello per il campionato italiano superiore. Ha vinto anche la partita in Eurolega. Certo. Non onestamente mi ha convinto come vittoria. L'Efes probabilmente non ha fatto una grandissima, non era una grandissima serata. Milano ha vinto per la forza dei singoli, ma non per la forza del collettivo. Questo è il mio pensiero. E infatti, visto che hai accennato all'Eurolega, andiamo a dare uno sguardo appunto anche al risultato. Milano ha battuto per 105-92 l'Efes in questa gara interna di Eurolega. Sì, onestamente 92 punti subiti sono un po' troppi per una squadra che ha ambizioni di andare avanti in una competizione importante come quella dell'Eurolega. Vedo ancora apposta tante individualità ma non un insieme. Probabilmente la vittoria è frutto anche di un po' della momenti di tensione che ci sono stati dopo certo. La partita, dell'arrabbiatura di Repesa, c'è stato forse una presa un po' anche un po' punti nell'orgoglio, i giocatori hanno prodotto questo risultato, però ripeto non mi hanno convinto. Allora, noi abbandoniamo la pagina dedicata alla Serie A1 e all'Eurolega, del quale abbiamo parlato, e andiamo a parlare della Serie B. Serie B, perché ovviamente andiamo a vedere la situazione in casa della Virtus, della Sovrana Pulizie Virtus. Partiamo ovviamente con le nostre grafiche, ed eccolo qua, il campionato di Serie B con la sesta giornata, la giornata scorsa, che ha visto Moncalieri Omegna 61-73, San Miniato Valsesia 58-61, Piombino Empoli 61-74, Montecatini Cecina 69-86, San Giorgese Sovrana Pulizie con la bella vittoria esterna della quale parleremo tra poco 62-65, e poi abbiamo Oleggio Pino Firenze 69-61, Domodossola Fiorentina Basket 71-55, Bottegone Varese 82-80, per una classifica che vede
Cecina in testa con 10 punti, poi abbiamo San Miniato, Omegna, Moncalieri, Montecatini, Piombino, Empoli e Valsesia con 8 punti. A 6 punti troviamo la Virtus, la Sovrana Pulizia, che ha appunto 6 punti in classifica. Seguono San Giorgese, Fiorentina Basket, Varese, Oleggio e Domodossola a 4 punti. Bottegone a 2 punti, chiude Pino Firenze con 0 punti. Allora Andrea, come promesso, entriamo subito nel vivo perché dovremmo avere già in linea il nostro ospite telefonico, che è il coach della Sovrana Pulizie Virtus, Francesco Braccagni. Buongiorno Francesco. Sì, buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Ciao. Grazie intanto di essere qui con noi in diretta in questo anteprima time out. Come ci hai detto, siete in viaggio con la squadra, perché insomma non è finita con le trasferte, ne avevate due consecutive, la prima sembra sia andata bene, ma siete di nuovo in viaggio. Sì, stiamo andando a Varese, siamo ormai quasi a Milano, si sta arrivando su, poi ci riposiamo un po' e poi stasera ci attende un'altra battaglia. La prima sabato scorso, domenica scorsa, è andata bene e abbiamo fatto una grande partita, ma oggi ce ne attende un'altra. Niente, stiamo andando su ora, ecco. Francesco, allora quella della settimana scorsa è stata davvero un'impresa, una bella vittoria per voi, immagino anche insomma per il gruppo sia stato davvero una bella esperienza. Sì. Sì, abbiamo fatto una grande partita e poi sinceramente ci voleva, perché dopo le altre partite avevamo perso di pochi punti in trasferta. Questa sicuramente è un'iniezione di fiducia importante per tutto il gruppo, per la classifica e per il morale della squadra. Come ho ripetuto anche ai ragazzi, non abbiamo fatto niente, siamo piedi per terra, però sicuramente stiamo facendo bene e dobbiamo continuare su questa strada. Comunque Francesco, fa un certo effetto, ciao, buongiorno. Stavamo guardando prima la classifica con Matteo, onestamente fa un certo effetto vedere la Virtus prima nella colonna di destra, voglio dire, penso che quello è lo scudetto della Virtus, se poi addirittura si riuscisse ad arrivare sinistra. Nella colonna di sinistra sarebbe l'Eurolega quella, no? Sì, va bene, è vero, cioè si sta dicendo ormai dall'inizio, il nostro campionato è questo qui, dovremo lottare per salvarci e quindi se stiamo in cima alla parte destra va bene, se si va a sinistra ancora meglio, quindi dovremo continuare su questa strada, ma dobbiamo prendere partita per partita, perché sai, da te non ci si può rilassare, no, una partita ma un secondo. Certo. Perché sennò tutti ti puniscono, quindi dobbiamo stare col cervello attaccato per tutto il campionato, ecco. Anche perché fra l'altro cose stasera c'è un signor giocatore come avversario, sì. C'è un signor Bolsonella e insomma fino a qualche anno fa giocava in Serie A, insomma, ecco. Ma se non mi sbaglio anche l'anno scorso, ecco, per cui cioè si aspetta una gara complicata, ma come sempre insomma dovremmo difendere forte, perché lui è un giocatore da circa 20 punti a partita, poi fa giocare la squadra, quindi è veramente lui l'anima di tutto. Poi logicamente ci hanno altri giocatori interessanti di categoria, dovremo stare attenti un po' a tutto. Come ti dico sempre, quando si va in trasferta bisogna controllo del ritmo è la cosa più importante, perché comunque loro in casa loro vorranno riscattarsi, vengono da due sconfitte consecutive, quindi sicuramente ci attendono col coltello fra i denti. Noi dalla nostra andiamo abbastanza tranquilli da un punto di vista mentale, però ci vogliamo giocare la partita insomma fino in fondo. Anche perché insomma, come quando sei venuto qua in studio da noi, c'hai appunto la preoccupazione di queste due trasferte c'era, quindi ovviamente dopo la prima che avete affrontato così, immagino che insomma che il gruppo abbia una consapevolezza diversa, al di là del fatto che tutte sono difficili e tutte sono da rispettare insomma. Sì, ma ecco, questo qui dobbiamo continuare sulla strada intrapresa fin dall'inizio, e come ho detto prima, queste due erano trasferte molto difficili, la prima è andata bene, vediamo stasera come va. L'importante è mantenere la mentalità giusta, il piglio giusto per tutti i 40 minuti, poi vediamo, logicamente ci sono anche l'avversario, e poi vincere in trasferta non è mai semplice, sono
mille attenuanti, mille motivi, però la mia squadra anche stavolta via è abbastanza pronta, poi vediamo un po' come va stasera, via. Allora, appuntamento questa sera alle 21, giusto? Sì, no, 20 e 30. 20 e 30, allora, ah, stasera alle 20 e 30, ovviamente potrete seguire la gara anche in diretta su Radio Siena, quindi ovviamente questo è un invito anche a tutti i tifosi, a tutti i senesi, chi vorrà potrà seguire sulle nostre frequenze il vostro impegno in trasferta. Sì, grazie, buona giornata a tutti. Grazie Francesco. In bocca al lupo. E in bocca ciao, al lupo. Crepi il lupo, grazie a voi, buona giornata, ciao. Ringraziamo quindi il coach della Sovrana Pulizie, Francesco Braccagni. Andrea, due parole, visto che insomma, abbiamo salutato il coach, una Virtus che sta sorprendendo. La Virtus sta sorprendendo, anche lì situazione abbastanza simile rispetto a quella della Mezzana. Io lo dico sempre, tutte le volte, Francesco giustamente diceva, lo diciamo dall'inizio, ma dobbiamo rimanere concentrati, non ci dobbiamo rilassare, è vero, ha ragione, però è sempre bene ripeterlo, l'obiettivo della Mezzana e della Virtus è quello di salvarsi, fare un campionato tranquillo, per cui questo è sempre bene ripeterlo, perché è bene che tutti lo abbiano molto molto chiaro. Detto questo, la Virtus sta facendo bene, un buon collettivo, un buon gruppo, un gran bell'ambiente, lo vivo quotidianamente apposta, spesso e volentieri alla fine dei miei allenamenti si allena la prima squadra, per cui vedo perfettamente come vanno le cose. Un campionato difficile dove, spendo due parole, certo, si sta delineando probabilmente forse una delle squadre più importanti, Cecina, che sta prendendo il via. Fino alla scorsa giornata c'era un gruppone in testa alla classifica, Cecina sta prendendo il via con due punti, però ancora, come vedi, la classifica non è delineata, no? Perché a parte Cecina che a 10, poi ci sono addirittura 6 squadre a 8, anzi no, 7 squadre a 8 e poi la Virtus a 6 punti, per cui ancora l'equilibrio, tranne probabilmente Firenze come Pino Dragons a 0 punti, poi questo è veramente da ogni partita da prendere con le dovute attenzioni. Del resto il tipo di campionato, insomma, lo sappiamo, sì, benissimo, che è un campionato equilibratissimo. Puoi vincere con tutti, esatto, e perdere con, esatto, tutti. Esatto, esatto. E soprattutto ci sono squadre che hanno molta esperienza nella categoria, quindi questo è molto complicato. Allora, direi di fermarci qui per quanto riguarda la Sovrana Pulizie Virtus. Chiudiamo la seconda parte di Anteprima Time Out. Torniamo tra poco per continuare con la nostra puntata con tanti altri ospiti e tante notizie. Restate con noi. Eccoci di nuovo insieme, amici di Radio Siena e di Siena TV, per questa ultima parte di Anteprima Time Out, una puntata davvero ricca quella di oggi, perché la giornata odierna, appunto, legata di basket è molto interessante da tutti i punti di vista, sia per quanto riguarda la Mezzana, sia per la Virtus, sia per tutte le altre realtà senesi. Per quanto riguarda la Mezzana, vi abbiamo raccontato di questo big match, ne ho parlato anche con Francesco Braccagni, allenatore della Virtus. Stiamo cercando di raggiungere il coach della Mezzana Basket, Giulio Griccioli, per parlare direttamente con lui di questa giornata, di questa big match in programma per domani. Dovrebbe essere già in linea Giulio Griccioli, allora lo andiamo a salutare. Buongiorno Giulio. Ciao Matteo, buongiorno. Buongiorno, come vedi mi trovi anche di sabato, ormai siamo... Sì, ormai tutti i giorni. Siamo sempre qua. Per parlare con te, ovviamente come sempre ci fa molto piacere poterti raggiungere telefonicamente il giorno precedente la gara, perché così è un modo per come dire, fare un po' il punto di questa settimana e parlare di questa partita. Domani è un vero e proprio big match, giusto Giulio? Ma sì, è una partita onestamente bella da giocare, nel senso che si trovano davanti due squadre che hanno fatto
benissimo in maniera poco prevedibile, soprattutto per noi, nel primo scorcio iniziale di stagione, quindi indubbiamente due squadre che hanno senz'altro fiducia, che hanno sicuramente ad oggi espresso un gioco migliore, più redditizio degli altri, da portare a 5 vittorie su 6 partite. Legnano è una squadra da questo punto di vista tosta, perché è una squadra che ha grande movimento in attacco, grande pericolosità perimetrale, e chiaramente Mosley dentro, che praticamente salta e schiaccia tutti i palloni e li tira intorno al ferro, la rende una squadra di difficile lettura. Noi dovremmo essere bravi a lavorare difensivamente, molto aggressivi sugli esterni, in modo tale da riuscire a togliere un minimo di circolazione all'attacco di Legnano, che altrimenti è veramente molto molto pericoloso. La squadra sta crescendo, abbiamo visto anche la bella vittoria esterna ad Agrigento, come hai giustamente detto, però è un gruppo che deve vivere alla giornata, e credo che in questa occasione la spinta del pubblico sarà davvero importante per voi domani. Sicuramente il fatto di giocare in casa, al di là dell'avversario che si presenta, la classifica delle due squadre è è soltanto un'aggiunta di sale a una partita che per noi già di per sé deve essere saporita, nel senso che non possiamo pensare di perdere partite in casa, o perlomeno di perdere, dobbiamo perdere il meno possibile, perché qualsiasi sia l'obiettivo che uno si pone, le partite casalinghe sono determinanti per quello che è poi l'andamento della stagione. Il fatto di farle a Siena, davanti anche a un pubblico caloroso, e tutti ci auguriamo domani ulteriormente più numeroso, anche se è andato incrementandosi di partita in partita, speriamo di incrementare ulteriormente, in modo tale che anche Legnano, che voglio dire, si dice emozionata di giocare davanti a un pubblico, si augurano che siano tanti, almeno saranno contenti anche loro. Senti Giulio, ho visto a loro sta riniziando a giocare Frassinetti, sta, anche se è sempre andato al referto nelle partite precedenti, però i suoi minutaggi probabilmente per motivi di infortunio erano bassi, mentre invece ho visto l'ultima partita ha dato un buon apporto. Sì, lui è un giocatore importante per questa categoria, è uscito da un infortunio brutto l'anno scorso e si è rifatto male quest'anno. Non ha mai giocato se non le ultime due partite, dove la prima mi sembra già 13-14 minuti, la seconda 22, facendo 22 punti. Quindi chiaramente è il giocatore in più che ha acquistato Legnano dall'inizio dell'anno, è un giocatore esperto per questa categoria, è un giocatore che ha vissuto anni anche in nazionali giovanili, era in nazionale con Gigi D'Atome quando io andavo a vederli a Belgrado, è un giocatore che ha visto anche la 1 e secondo me la poteva anche cavalcare un po' di più di quello che non ha fatto in carriera. Indubbiamente è un giocatore importante che insieme a Raivio fanno una coppia di tra guardia e ala piccola, tutte e due di notevole spessore tecnico e di pericolosità offensiva. Sì, perché vedo che loro come squadra addirittura hanno il 40% nel tiro da tre punti. Tira molto dalla circolazione, tira molto dalla costruzione, quindi indubbiamente quella può essere una chiave. Chiaro, giochi fuori casa, ma per ora loro hanno vinto fuori in casa. A un certo punto loro hanno fatto le ultime due partite di fila in casa, prima avevano vinto più fuori che in casa, quindi credo che non ci sia da aspettarsi niente di negativo sotto questo profilo. Una squadra che costruisce, crea vantaggi e, ti ripeto, come dicevo all'inizio, in grande fiducia, e questo gli consente di prendersi anche tiri
rapidi nell'azione nei primi secondi, con una certa sfrontatezza, che alzano notevolmente il numero dei possessi e chiaramente anche quindi la possibilità di segnare tanti punti nel corso della partita. Allora, grazie a Giulio Griccioli, in bocca al lupo per domani. Ciao Giulio. Crepi il lupo, ci vediamo. Grazie ancora quindi al coach della Menzana Basket Giulio Griccioli. Io vi ricordo che potrete seguire l'incontro in diretta su Radio Siena domani pomeriggio alle ore 18 e poi in differita subito dopo alle 22:30 su Siena TV, quindi la Menzana ovviamente protagonista, come tutte le altre ovviamente realtà senesi, sia di basket sia degli altri sport, protagonista su Siena TV. Andiamo avanti, siamo quasi in chiusura, Andrea, della nostra puntata odierna. È il momento di andare a parlare delle altre squadre senesi. Partiremo dal Costone, sentiremo tra pochissimo anche il coach. Prima però ci andiamo a vedere un po' di grafiche con ovviamente vi racconteremo un po' di grafiche per quanto riguarda la serie C Silver. Eccola qua, con la quinta giornata che ha visto Viareggio Montevarchi 66-55, Livorno Pontedera 58-45, San Vincenzo Quarrata 79-50, Galli Basket Banca Cras Asciano 57-67, con la prima vittoria della squadra di Filippo Franceschini. Vi abbiamo raccontato ampiamente in settimana anche di questa vittoria, abbiamo sentito anche il coach ai nostri microfoni. Poi Pescia Vismederi Costone, con la vittoria della squadra di casa di Pescia per 64-60, poi Libertas Livorno Arezzo 64-53, Audax Carrara Otigalli 82-71. Classifica vede la Libertas Livorno in testa con 10 punti, Arezzo, Pontedera e Carrara con 8 punti, San Vincenzo e Pescia con 6 punti, Viareggio, Montevarchi, Vismederi, Costone, Quarrata con 4 punti, poi Otigalli, Banca Crassasciano, US Livorno e Galli Basket con 2 punti. Questa è la classifica. Abbiamo accennato di questa trasferta sfortunata per la squadra del Costone e ne andiamo a parlare nel dettaglio, perché abbiamo con noi come ospite telefonico il coach della Vismederi Costone, Pierfrancesco Binella. Buongiorno Pierfrancesco. Buongiorno Matteo, buongiorno Andrea. Ciao Francesco, buongiorno. Allora, parliamo insieme a te di questa sconfitta contro Pescia in questa trasferta. Cosa ci dici della scorsa partita e come vi state allenando, come vi siete allenati in settimana? Ma ti dico che pensare di andare a vincere in trasferta tirando con meno del 30% dal campo e perdere di 4 punti dovrebbe dare la dimensione di quella che è stata la partita. Noi abbiamo problemi di produzione offensiva, come dicono i nostri risultati, era una partita tranquillamente alla nostra portata, ma chiamandosi palla a canestro e non palla a difendere, ovviamente il risultato è abbastanza automatico. Abbiamo questo tipo di difficoltà che è ormai consolidata, stiamo cercando di rafforzare la fiducia in questo, perché poi in realtà il livello e l'intensità degli allenamenti settimanali è sempre molto soddisfacente. Dobbiamo aggiungere qualità a quello che facciamo. Se guardiamo le partite, prendiamo tiri di alta qualità, spesso con vantaggio, costruiti di squadra, però oltre questa coreografia manca poi la cosa più importante di tutti, quindi in questo momento merito agli altri che ci hanno battuto, compresa Carrara che 2 settimane fa in casa nostra è rientrata ad almeno 20, dobbiamo diciamo così motivare il nome di questo sport. Certo, e ovviamente hai accennato alla partita con Carrara, con quella incredibile rimonta che ha permesso appunto alla squadra avversaria di battervi in casa. Ecco, abbiamo parlato di queste due sconfitte, però guardiamo avanti. Ecco, domani avete San Vincenzo, insomma, un'altra partita difficile. Domani è una partita molto difficile perché San Vincenzo insieme alla Bronica Livorno è la squadra probabilmente con il roster più esperto, più completo, più forte. È una squadra con giocatori che hanno avuto esperienza anche in categorie superiori, peraltro gioca lì Andrea Innocenti, che è stato un giocatore di Andrea al Costone, hanno Corzani
fratello del nostro Corsani, hanno Roberti, hanno Perin, sono tutti giocatori che in queste categorie ci sono da anni, sono probabilmente un roster corto in termini di esperienza di giocatori, ma il loro quintetto è oggettivamente di ottimo profilo, quindi dovremo fare attenzione alla qualità di questi cinque, probabilmente li dovremo costringere un po' di più ad attingere dalla panchina e cercare di colmare il gap fisico che domani è abbastanza, sarà abbastanza evidente, quindi loro non hanno mai vinto in trasferta e rispetto al tipo di campionato che si sono prefissi di fare hanno bisogno di cambiare un po' questo trend, sono il secondo miglior attacco della Serie C, noi dovremmo consolidare quelle che sono le nostre certezze che sono difensive e cercare di buttarla dentro un po' di più perché sennò è dura. Penso, Francesco, è proprio quello che stavi dicendo ora, vediamo il bicchiere mezzo pieno, il Costone è la miglior difesa del campionato ad oggi e questo penso sia le fondamenta belle solide, a te che poi sei un geometra mi insegni, le fondamenta belle solide per che ogni allenatore vorrebbe della propria squadra, no? Perché nei momenti di difficoltà offensivi si parte dall'attacco, giusto quello che dici te, che poi però bisogna poi anche metterla dentro, però insomma penso che questo sia un qualcosa, un aspetto che ti possa in ogni caso tenere e mantenere la fiducia e la serenità nel lavoro. Esattamente, ne ho parlato anche con i ragazzi ed è un aspetto secondo me da rimarcare perché a tutti piacerebbe fare canestro, difendere piace un po' di meno a tutti. In realtà questo nostro modo di essere operai è un ottimo segnale perché abbiamo sempre avuto una tenuta difensiva solida anche contro squadre più forti di noi e questo è un ottimo segnale, come dici giustamente anche te. Dobbiamo capire che si può migliorare individualmente ogni giorno. Questo è forse il messaggio più difficile da far passare per giocatori, diciamo così, che hanno consolidato, no, il loro bagaglio tecnico. Invece noi potremmo aggiungere qualche cosina in più. Cercheremo di tenere questa linea con la speranza di riavere Gigi Bruttini quanto prima, che ci può chiaramente aumentare potenziale offensivo e la costruzione di questa squadra è pensata anche con questo tipo di obiettivo, ma in questo momento la squadra è questa, deve migliorare, deve trovare fiducia in quegli elementi lì. La tenuta difensiva è un bellissimo segnale, francamente. Domani sera meglio correre o andare a ritmi controllati? È più difficile da dire, va percepito un po' sul momento perché loro sono la squadra che prende più rimbalzi di tutti i campionati e quindi gestisce possessi, hanno tantissima produzione di punti sui secondi tiri, diciamo che domani sera probabilmente dovremmo cercare di essere un po' più tattici del normale, costringerli a pensare perché se li facciamo giocare distinto e sul loro ritmo fisicamente sono predisposti a dominarci. Abbiamo preparato qualcosa sulle loro situazioni offensive, anche lì secondo me la fa molto la differenza su quello che facciamo proprio individualmente nel rompere linee di passaggio, nel mantenere pressione su giocatori che sono in grado di segnare in ogni modo, in ogni momento. Probabilmente quando loro sono con un quintetto un po' più grosso e fisico, è un po' il loro standard, dovremmo cercare di correre abbassandoci un po'. Bene, allora grazie al coach Pierfrancesco Pinella, in bocca al lupo per domani. Ciao Francesco. Ciao Andrea, ciao Matteo. Allora ricordo l'incontro per domani tra Vismederi Costone e Basket San Vincenzo alle ore 18 al Pala Costone, eccola qua, anche la nostra grafica per chi ci segue su Sena TV, abbiamo Pontedera, Audax Carrara che è in programma per questa sera alle 18.30, mentre domani si disputeranno tutte le altre, a partire come detto da Vismederi San Vincenzo in programma per le ore 18, poi abbiamo sempre alle ore 18 Arezzo Galli Basket, Viareggio US Livorno e Oti Galli Pescia alle 18.30, invece avremo Quarrata Libertas Livorno, Banca Cras Asciano, Montevarchi. Questo il quadro di giornata per quanto riguarda la serie C Silver. Siamo in chiusura, dovremmo avere anche altre grafiche con la
Serie D, eccola qua, così ovviamente parliamo anche di tutte le senesi, abbiamo parlato anche del costone, anche di Asciano, come detto, che è in impegnata dopo questa bella vittoria dell'ultimo turno. Guardiamo anche la Serie D con la sesta giornata, che vede impegnate Sestese, Firenze 2, Chiesina, Val Bisenzio, poi abbiamo Asina Longa, Poggi Bonsi, Colle Basket, Castel Fiorentino, Reggello, Laurenziana e Firenze Valdambra. Abbiamo quindi Poggi Bonsi e Asina Longa, quindi non so come definirlo, un quasi derby. Un derby della provincia. un derby della provincia. E come detto, appunto, il Colle Basket è impegnato in casa contro Castel Fiorentino. Qui, come abbiamo sempre detto, si parla di realtà importanti per il movimento apposta della provincia, il movimento senese. Il fatto apposta anche di avere questa partita a Sinalonga Poggi Bonsi, poi Colle sta facendo un buon campionato, Poggi Bonsi subito dietro, Colle a 8 punti, 4 vinte su 5, Poggi Bonsi è a 6 punti, Sinalonga a 4 punti in classifica, come vediamo qui nella nostra grafica. Per cui sarà una bella partita quella che si disputerà nel palazzetto di Sinalonga. E quindi la grafica con la classifica che vi diciamo subito: Campi Bisenzio insieme a Colle Basket e Sestese a 8 punti, poi Poggi Bonsi e Val Bisenzio a 6 punti, Valdambra, Asina Longa, Biancoverde Firenze, Chiesina e Reggello a 4 punti, Laurenziana, Castel Fiorentino a 2 più e a 2 punti, chiude Firenze 2 con 0 punti. Bene, questo è il quadro per quanto riguarda la Serie B. Andrea, direi che siamo in chiusura, abbiamo raccontato tutto il basket senese. Sì, direi abbiamo veramente girato lungo e largo per tutta la provincia e anche oltre. Ecco, diciamo che Gabriele non ci, insomma, come dire, rimarrà soddisfatto da questa. Sì, rimarrà questa soddisfatto. Diciamo che Gabriele potrebbe anche rimanere dove è, no? Forse Non glielo diciamo. No, invece dalla prossima puntata ovviamente tornerà il titolare Gabriele Voltolini. Io ringrazio Andrea Zanotti per essere stato con noi. Grazie a te, Matteo, a tutti quanti. L'appuntamento con Time Out Anteprima è ovviamente per sabato prossimo, sempre alle ore 11, mentre domani vi ricordo l'appuntamento con la gara della Menzana Basket, che sarà impegnata in casa contro Legnano, e quindi la radiocronaca diretta su Radio Siena, la differita su Siena TV alle ore 22:30, tutti i commenti, gli approfondimenti, mentre questa sera la radiocronaca sempre su Radio Siena della Sovrana Pulizie Virtus, che è impegnata alle 20:30 a Varese. Tutto il basket sempre e solo su Radio Siena e su Siena TV. Grazie a tutti e buona giornata.